Sono le 8 del mattino del 28 ottobre del 2017, un sabato mattina come tanti altri. La giornata si preannuncia abbastanza bella, il sole sta sorgendo, ma è anche abbastanza freddina, almeno per ora. È un sabato mattina come tanti, ma non per me. Questo è il giorno in cui il mio cuore mi ha spinto a percorrere il sentiero di una nuova avventura. Oggi, insieme a voi, andrò alla scoperta della Via Francigena, un percorso di fede che transita dal mio paese, Capranica, da dove sto partendo, e arriverà fino a San Pietro a Roma. Nonostante i miei familiari e amici mi continuassero a dire di non farlo, preoccupati per me, ma io, essendo testa dura, e per chi mi conosce lo sa benissimo, e mi spinge a percorrere senza mai arrendermi questi 90 chilometri, con la sicurezza che questa giornata ci riserverà meravigliosi luoghi e fantastiche scoperte. Non sempre il sole è bello vederlo. In questo caso mi ha nascosto un ramo sul percorso con i suoi raggi ed io piombo a terra. Beh, che dire, se il buongiorno si vede dal mattino, è chiaro che questa giornata si prospetta molto lunga, faticosa e chissà ricca di insidie. Ma essendo sulla Via Francigena, magari il Signore mi darà una mano. Alla soglia del primo millennio, numerosi pellegrini spinti dalla fede si mettevano in cammino attraversando l'Europa per recarsi in preghiera a Roma, alla tomba dell'Apostolo Pietro, oppure in Terra Santa a Gerusalemme. Nel corso del tempo sempre più pellegrini si avventuravano in questi sentieri, tanto che si vennero a creare delle vere e proprie vie della fede. Infatti il nome Francigena indica le vie della terra dei Franchi, che consentiva ai pellegrini al di là delle Alpi di giungere a Roma, e soprattutto grazie all'abate Sigerico che ancora oggi siamo in grado di ripercorrere questi meravigliosi sentieri. Egli, nominato vescovo di Canterbury nel 990 da Papa Giovanni XV, dovette recarsi a Roma per ricevere l'investitura attraversando ben 80 località. E il racconto che ne seguì fu talmente dettagliato e preciso che molti pellegrini lo presero come riferimento, passando parola ad altri ed altri ancora. All'epoca la stampa non esisteva, ma grazie a questo metodo di propaganda la Via Francigena divenne un percorso privilegiato per i pellegrini e più tardi per i commercianti di spezie. Ma la destinazione era sempre la stessa, il soglio di Pietro. Il tragitto originario da Canterbury a Roma era di 1600 km e la difficoltà del tragitto rappresentava in sé un atto di penitenza. Simbolicamente e materialmente consegnava il pellegrino nelle mani di Dio. Il percorso a piedi, infatti, esponeva i credenti a ogni sorta di pericolo, alle fiere e alle intemperie,
motivo per cui lungo l'asse della Francigena si svilupparono prima villaggi e poi città come Siena e San Gimignano e altri borghi ricchi di opere artistiche note e meno note. Qui siamo all'interno del meraviglioso anfiteatro romano etrusco di Sutri. E adesso continuiamo. La prossima tappa è le cascate di Monte Gelato. Oggi non si corrono più i pericoli di un tempo e percorrere la via Francigena è l'occasione per un rinnovato rapporto con la natura e il territorio, ma anche con la storia, le tradizioni, il folklore delle genti del passato e del presente. Una curiosità. Il tratto italiano della via Francigena, ovvero quello che va dal Gran San Bernardo a Roma, è lungo all'incirca 945 chilometri. Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, essi variano molto, considerando infatti una media di 20 chilometri di cammino al giorno o di 60 chilometri in bicicletta. Il tempo di percorrenza andrebbe da un mese e mezzo per chi si muove a piedi e 15 giorni per chi va in bicicletta. Tante sono le persone che incontro a piedi, in bicicletta e anche persone molto anziane. C'è chi parte da Canterbury facendosi tutto il tragitto di 1600 chilometri, c'è chi parte dalle diverse tappe lungo il percorso. È un percorso di fede e nel vedere tanta gente camminare su questo percorso mi rendo conto di quanta sia grande la fede in tutte queste persone. È la stessa fede che ha spinto sotto certi aspetti anche me oggi nel fare tutta la via Francigena dal mio paese fino a San Pietro. Vai, ok, grazie, ciao, ciao per ragazzi. La compagnia. Grazie. Ciao, ciao. Ok, ho salutato gli amici di questa prima tappa e siamo arrivati alla seconda tappa, esattamente alle cascate di Monte Gelato. Adesso qui ci riposiamo un attimo e poi continuiamo alla volta di Campagnano di Roma. Ok, a dopo, ciao. Le cascate di Monte Gelato sono uno dei luoghi più affascinanti della valle del Treia, un fiume che attraversa il Lazio e nasce nei Monti Cimini. Un luogo molto amato dal mondo cinematografico grazie alle sue cascate naturali incorniciate nella fitta vegetazione. Sembra un luogo senza tempo, incontaminato dall'uomo, lontano dal caos della città. Un posto magico. Nel vedere e vivere questo luogo così affascinante, provo a immaginare cos'era, com'era nell'anno 1000. Sono sicuro che il Signore abbia indicato la strada all'abate
Sigerico, vescovo di Canterbury. Un luogo ideale dove fare tappa, riposarsi, ricaricarsi le energie prima di continuare il cammino. Una tremenda salita mi costringe a scendere di sella. Siamo arrivati a Campagnano di Roma. Una breve sosta nella piazza molto bella del paese e poi via diretto verso il santuario della Madonna del Sorbo. Ed eccoci arrivati al santuario della Madonna del Sorbo. La leggenda racconta di un pastorello e del suo gregge di maiali. Perché un maiale che si allontanava spesso si accorse che andava sotto il sorbo e in ginocchio come pregare e pregava un'immagine che era appunto un'icona della Madonna sopra quest'albero di sorbo. Nel raccontare dell'accaduto e al pastorello non credeva nessuno. Oh pastorello, ritorna tra le genti e ripeti il mio volere, perché questa volta tutti ti crederanno. Eh sì, questa è la leggenda e il perché della nascita di questo santuario. Infatti la Madonna fece il miracolo. Il pastorello, siccome mutilato da una mano, e gli disse: vai tra la tua gente, questa volta ti crederanno. Tirò fuori la mano dalla tasca e la mano non era più mutilata. E così la popolazione di Formello li credette. E così nacque il santuario della Madonna del Sorbo. Una preghiera e un pensiero e lasciamo il santuario. La nostra prossima meta è Formello. Buca proprio adesso. Beh, questa non ci voleva proprio. Evidentemente il Signore mi sta mettendo alla prova. Del resto, la Via Francigena è un percorso di fede. Ed io ho molta fede. E come i tanti pellegrini, anch'io, una volta a Roma, avrò qualcosa da chiedere. È buona l'acqua là? Ah, posso riempire? Grazie. Acqua, acqua. Non faccio altro che bere. E la fatica inizia a farsi sentire. Fortunatamente, finora, l'acqua non mi è mai mancata. Ci troviamo a Formello e questa è la piazza principale, da dove in un angolo
che taglia il paese antico di Formello o continua la via Francigena. Comincia a vedere la meta. Andiamo. La gomma continua ormai troppo spesso a richiedere le mie attenzioni. Si sgonfia in continuazione ed io inizio a preoccuparmi. Sono rimasto anche senza acqua e ho una gran sete. D'improvviso vedo una piccola fontana. Poca acqua, ma goccia a goccia sono riuscito a dissetarmi e a riempire la mia borraccia. Bisogna spingerla. È veramente un percorso di fede. È dura, molto dura. Al momento ho fatto più di 80 chilometri. Andiamo avanti. Bisogna andare avanti. Ormai sono qui. Non dovrebbero mancare molti chilometri. Prima vi era una colonnina che indicava Roma. 26 chilometri e 900 metri. Quindi adesso, appena vediamo la storta, dovrebbe essere più semplice arrivare alla meta a San Pietro. Ok? Andiamo. Veramente è un bellissimo sentiero. La via Francigena che viene da Formello verso la storta, chilometri e chilometri con queste staccionate di legno. Vedi? Io sono allo stremo, ormai siamo vicini alla meta, però sinceramente non ce la faccio più. Ma adesso mangiamo qualcosa alla fine di questa salita e riprendiamo un po' di forza, ok? A dopo, ciao! Ma che cielo che si vede da qui! Sì, il cielo, questo bellissimo cielo che è lì quasi ad osservarmi dopo quella tremenda crisi
che ho avuto nel rimanere senza acqua per poi trovarla goccia a goccia e con le forze che mi stavano abbandonando. Bene, adesso ho ritrovato la forza e la voglia di andare avanti. Ed eccoci arrivati nei pressi di Isola Farnese, esattamente alla cascata della Mola, un luogo anche questo, come le cascate di Montegelato, molto bello, affascinante, incantevole. E nel mentre ero lì a visitare il luogo, noto con piacere la presenza di tanti giovani e soprattutto di tante coppie di innamorati. Poco importa se la bicicletta, la ruota mi crea problemi. Più vado avanti e mi avvicino a Roma, e più mi rendo conto che questa via non è soltanto la via della fede, della penitenza, ma soprattutto la via dell'amore. Ho da poco lasciato la storia, ho acceso le luci perché sta cominciando a far buio ed inizio proprio adesso ad entrare nell'ultimo tratto, che forse più insidioso, che è il parco dell'Insugherata. Ed ecco la seconda caduta. Non disperiamo, anche questa fa parte dell'avventura, altrimenti non sarebbe un'avventura. Ok, andiamo, altrimenti si fa buio. Fa buio. Ma niente paura, all'occorrenza dentro lo zaino ho un faro da fare invidia a Pietro. Ma io... Che stupendo questo cielo stasera. Siamo usciti dal parco dell'Insugherata. Adesso bisogna gonfiare la gomma, che ce l'ho a terra. E vediamo se riesce a tenermi la gomma fino a San Pietro, e comunque prima che mio cognato mi venga a prendere. Oddio, guarda che salita. Davanti a me, lasciato il parco dell'Insugherata, l'ultima salita, la più dura. La gomma nel frattempo non ne vuole più sapere, ed io costretto a continuare a piedi per alcuni chilometri, fino a quando avviene il miracolo. Purtroppo capita, e a San Pietro arriverò un pochettino in ritardo. Adesso sono riuscito a ripararla e
e da qui mancherà poco e saremo a San Pietro. Ciao, a dopo. Sì, un vero miracolo inaspettato. Un ciclista, o forse un angelo, si è fermato, dandomi aiuto, l'occorrente che mi serviva per poter riparare in modo definitivo la mia bicicletta. Essere arrivato a San Pietro fu un sollievo, non tanto per me, ma per la mia famiglia, in stretto contatto con me e alquanto preoccupati, e mio cognato a Sagrofano, che non aspettava altro che la mia telefonata per poter partire e venirmi a prendere. Ma tutti comunque erano consapevoli che a San Pietro io sarei dovuto arrivare, anche a piedi. Dopo tanto tribolare la giornata di oggi, da questa mattina, poi la gomma. E va bene, eccoci qua, siamo arrivati. È stata dura. Faticosa giornata, il percorso di fede della via Francigena da Capranica a Roma finisce. È stato molto faticoso, però al contempo è stato molto bello. Mia bicicletta che per un primo momento mi aveva abbandonato, ma poi è riuscita a portarmi in sella qui a San Pietro. Ok, continuate a seguirmi e alla prossima avventura. Ciao!